Nel frattempo ci ha raggiunto Nicola Marino, founder di InnoTech Innovative Training Technologies. Ogni promessa è debito, ci siamo visti in inverno tramite web, ci sei venuto a trovare i nostri studi qui a San Giovanni Rotondo. Allora, abbiamo parlato prima con la dottoressa Eleonora Trecca di medicina. So che uno dei tuoi campi è anche quello, appunto, quello medico, però sotto un altro aspetto, che è quello che riguarda appunto il coinvolgimento delle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Qual è la frontiera oggi? Felice, innanzitutto buongiorno ai telespettatori, grazie mille per l'invito. La frontiera chiaramente della medicina, credo che uno degli ambiti forse più interessanti sia quello dell'applicazione tecnologica nel settore della longevità. Longevità e invecchiamento. Per quale motivo? Noi con il nostro gruppo di ricerca, peraltro il Women's Brain Project, svolgiamo attività nel settore di ricerca della salute mentale e quindi delle differenze di sesso e genere per capire appunto i determinanti della salute rispetto a queste condizioni. Il futuro chiaramente è caratterizzato da una sfida demografica, lo stiamo vedendo in maniera molto importante in quest'ultimo periodo, e soprattutto da un dirompente sviluppo delle nuove tecnologie. Quindi questi due elementi, quindi un bisogno a rispondere alla sfida demografica e parallelamente lo sviluppo tecnologico, stanno concedendo un ampio spazio a questo che è un nuovo capitolo di ricerca, che è quello della longevità e dell'invecchiamento sano. Ti occupi molto anche di intelligenza artificiale. C'è un tema che forse appassiona oggi chi si occupa come te di intelligenza artificiale, ma anche chi probabilmente lo tratta a livello generale, il problema di ChatGPT. Spieghiamo ai nostri telespettatori esattamente cos'è questa chat e perché ci sono stati dei rischi anche in Italia e perché poi sono state rispettate, ecco, delle linee del garante per la privacy e oggi c'è stato il ritorno di questa chat anche in Italia. Sì, diciamo che queste nuove applicazioni di algoritmi di intelligenza artificiale poi in senso lato, perché nella fattispecie tecnica meriterebbero appunto dei dettagli che peraltro sono di competenza degli ingegneri informatici. ChatGPT è una forma di emulazione del linguaggio umano basato su un addestramento degli algoritmi su una innumerevole quantità e mole di dati presenti sul web. Relativamente, se volessimo andare poi un po' più nel tecnico, non è sicuramente il caso, ma relativamente grande, questa anche un'altra fattispecie, cioè i big data per i quali, i grandi dati per i quali oggi gli algoritmi necessitano, ChatGPT ha appunto necessita di una quantità se vogliamo minore. Ma oltre questo capitolo, l'elemento più importante è quella capacità, e chi lo ha utilizzato lo ha notato in maniera molto chiara, di emulare il linguaggio umano in maniera molto fine, in particolar modo la parte ipertestuale. Ce ne possiamo paradossalmente simulare, perché è una fattispecie di simulazione, una conversazione scritta con l'algoritmo, il quale, grazie a modelli statistici avanzati, risponde acquisendo, utilizzando le informazioni appunto presenti sul web, e risponde simulando il linguaggio umano. Questo chiaramente comporta dei pro e dei contro. Da una parte il pro è che l'interazione con l'informazione del web cambia drammaticamente, perché l'interazione uomo-macchina diventa sempre più fedele come dire, a quello che è il linguaggio uomo-uomo da un certo punto di vista, e quindi facilita anche l'acquisizione di informazioni sul web. D'altro canto però ci sono elementi importanti di privacy, appunto lo abbiamo già detto, è stato bloccato per un mese circa ChatGPT in Italia, poi ovviamente c'è stata una risposta immediata da parte del garante della privacy, o meglio di OpenAI, che è la società in forza ChatGPT, che ha risposto alle richieste del garante della privacy. Ma d'altro canto, e lo vediamo in particolar modo nel settore della salute, è quello di cadere in errore per quanto riguarda l'acquisizione di determinate informazioni. Quindi noi crediamo appunto di conversare con un sistema intelligente che assolutamente non è. Quindi molto spesso quest'ultimo, tant'è che abbiamo anche lanciato con il gruppo di consumerismo a tutela dei consumatori un allarme, se vogliamo, o comunque un monito di attenzione all'utilizzo in sanità, perché questi algoritmi hanno il rischio di fornire delle informazioni errate, completamente errate, solo parzialmente vere, e quindi far cadere appunto in errore, e possiamo immaginare poi che cosa accade nel settore della salute. Quindi comunque oggi l'invito più importante è quello di rispondere a professionisti della salute per quanto concerne informazioni relative alla propria salute.
Parlando di te, abbiamo visto prima anche un sito, Ion Foundation, avete fatto anche in passato alcune attività anche istituzionali presso la Camera dei Deputati, ne abbiamo parlato nel corso del tuo intervento anche in qualche puntata fa, a che punto è in realtà l'attività con questa organizzazione? Ion Foundation nasce a Bruxelles, il fine è proprio quello di qui sopra, come parlavamo prima, appunto, tornare a creare un filo conduttore fra la più recente ricerca scientifica nel settore della longevità e politiche in materia di longevità, quindi rapporto stretto a livello istituzionale. Abbiamo supportato il lancio dell'intergruppo parlamentare Sfida Demografica, Natalità e Longevità, promosso dall'onorevole Elena Bonetti, con un bellissimo incontro che c'è stato di recente, lo scorso 4 aprile, presso la Camera dei Deputati. E il discorso è molto semplice, se vogliamo. Il nostro Paese, ancor più rispetto ad altri paesi dell'Occidente, sta passando un inverno demografico, lo possiamo così definire. Cioè sta attraversando un momento in cui la fortissima della natalità sta comportando, e cambiamenti socio-economico-culturali stanno inducendo un invecchiamento, un progressivo invecchiamento della popolazione. Il problema, questo chiaramente si ripercuote sul prodotto interno lordo, quindi fattispecie socio-economico-culturali. Il problema di fondo è non solo l'invecchiamento della popolazione, ma il come invecchiamo. Noi possiamo oggi in maniera molto semplice verificare che un ottantenne di oggi ha le capacità psicofisiche di un sessantenne di 20 o 30 anni fa. Questo per lo sviluppo chiaramente della medicina, miglioramento dello stile di vita, maggiore consapevolezza verso la promozione della propria salute. Ed ecco, questa è una fattispecie importante, cioè ridurre il più possibile quegli anni che sono oltre il 10% rispetto all'aspettativa di vita in Italia, vissuti in fragilità, quindi in presenza di comorbidità, patologie multiple che gravano sull'anziano e che possono quindi inficiare non solo la propria salute, ma il contesto sociale, in presenza di un tasso di anziani estremamente elevato. Grazie, grazie per essere stato con noi e torna sicuramente a trovarci ogni volta che vorrai, ogni volta che vorrai continuare ad affrontare questi tuoi temi con le nostre telespettatrici, i nostri telespettatori. Era Nicola Marino, founder di Intech Innovative Training Technologies. Noi andiamo in pubblicità e torniamo poi qui tra qualche minuto per l'ultima parte di questa puntata di Just Today.